YouTube, benvenuti in un nuovo video. In questo video vedremo quello che accadrà questa settimana all'energia maschile e femminile collettiva. L'energia maschile la chiamo DM perché sta per Divine Masculine o Divino Maschile, mentre l'energia femminile la chiamo DF perché sta per Divine Feminine oppure Divino Femminile. Per semplificazione potete pensare che i DM siano gli uomini e le DF siano le donne. Però trattandosi di energie ci potrebbero essere delle eccezioni, quindi ci potrebbero essere uomini che risuonano di più con l'energia della DF oppure donne che risuonano di più con l'energia del DM. Entrambe queste energie sono comunque presenti a livello individuale, soltanto che una prevale rispetto all'altra, quindi ci si identifica con l'energia che è prevalente, però ci sono ovviamente degli aspetti dell'energia non prevalente che risuoneranno con voi. Queste sono letture collettive, quindi i comportamenti che descriverò potrebbero essere messi in atto anche da più persone che entreranno in risonanza energetica con voi durante questa settimana, a prescindere dal tipo di rapporto che abbiano con voi. Tutte le carte che utilizzo sono riportate nella descrizione del video, direi di iniziare subito. Allora, prima di iniziare ho fatto una meditazione e la prima visione che mi è stata data è stata quella di un fiume e di un posto che era verde, quindi dava l'idea della tranquillità. C'era un prato con un fiume, era uno scenario che era molto tranquillo. Successivamente ho visto una torre fatta di pietra molto alta. Questa torre non l'ho vista crollare, l'ho vista intatta, però di fatto l'ho vista ed è stata l'immagine successiva rispetto al fiume. Quindi qualcosa mi dice che in una situazione che è tranquilla e è pacifica potrebbe accadere qualcosa di inaspettato. Quindi ci potrebbero essere notizie inaspettate oppure ci potrebbe essere letteralmente un crollo. Vi ricordo che questa settimana c'è la luna piena, quindi è possibile che si tratti semplicemente di energie che passano e che sono legate all'intensità di questa luna piena, che tra l'altro non è segno dei pesci, che è un segno d'acqua molto emotivo. Quindi si potrebbe essere emotivi, non a caso ho visto il fiume. Successivamente ho visto un fiore, quindi qualcosa mi dice che potrebbe seguire un perdono a questa situazione. E poi ho visto il fiore di loto. Il fiore di loto rappresenta la rinascita, rappresenta la forza, la resistenza e la purezza. Quindi questi sono simboli che si potrebbero vedere durante questi giorni. Ho visto anche la presenza di un occhio e questo mi fa pensare soprattutto al terzo occhio. Potreste vedere il simbolo dell'occhio molto spesso. E quindi qualcosa a che fare con abilità psichiche, ha a che fare con i sogni o ha a che fare con particolari simboli che si potrebbero vedere questa settimana e l'intuizione potrebbe essere davvero sviluppata. Adesso vediamo, ho visto anche un fumo, devo dire questa cosa, quindi potrebbe essere opportuno purificare le energie questa settimana per se stessi, per il contesto in cui si vive e tutto il resto, quindi occorre fare una purificazione, magari bruciare qualcosa, quindi salvia bianca, palo santo, eccetera. Tra l'altro quella luna piena a mio avviso è un rito che deve essere fatto, cioè è opportuno purificare se stessi facendo un bel bagno con il sale oppure una doccia con il sale e anche purificare tutto il resto. Adesso vediamo qual è l'energia generale nella quale si troveranno le energie maschili questa settimana. Qual è l'energia generale per i DM questa settimana? In quale energia generale si troverà l'energia maschile questa settimana? Allora, c'è la carta di passione e divertimento e poi abbiamo la carta di Yule che dice apertura di un nuovo ciclo, riflettere sulle prossime scelte d'azioni. Yule è una delle feste delle streghe Wicca e corrisponde alle date del 20-23 dicembre per l'emisfero del nord, 20-23 giugno per l'emisfero del sud. Queste date per alcuni potrebbero essere significative perché si ricollegano a particolari eventi che sono stati per voi importanti oppure mi fanno pensare al segno del Sagittario, del Capricorno, segno dei Gemelli e segno del Cancro. Questa è una carta che parla dell'apertura di un nuovo ciclo, quindi si apre una nuova fase. È opportuno riflettere bene su cosa fare successivamente. Quindi l'energia maschile questa settimana si trova a dover riflettere sulle prossime scelte che deve compiere e sulle prossime azioni da fare in una specifica circostanza. Durante questa settimana l'energia maschile potrebbe riscoprire delle passioni, potrebbe inoltre divertirsi. Adesso vediamo che cosa abbiamo invece dell'energia femminile, quindi qual è l'energia generale nella quale si troveranno le energie femminili questa settimana.
c'è la carta di emergere dal passato. Devo dire è caduta al contrario. Io queste non le prendo al contrario, però. Ma voglio considerarla anche in quel senso lì. Fondo del mazzo, chiusura o sensazione di chiusura. C'è un motivo per cui è successo. Allora, mi vengono in mente diverse cose. Ovviamente abbiamo la luna piena durante questa settimana e con la luna piena risalgono delle questioni che non sono state chiuse. Quindi si può trattare di fastidi, si può trattare di ricordi che provocano certe sensazioni e in qualche modo riemergono. Riemergono affinché possano essere trattati e ci sia effettivamente una chiusura. Questa settimana l'energia femminile vuole chiudere nei confronti di qualcuno oppure di qualcosa e non vuole che ci sia una ripetizione, il che significa che se si tratta di persone non vuole avere a che fare nuovamente con quelle persone, non importa in quale ambito, non importa in quale contesto. Se si tratta invece di memorie, se si tratta di sensazioni o di situazioni nelle quali l'energia femminile si è venuta a trovare in precedenza e per qualche motivo ci pensa questa settimana, rimergono queste memorie, quello che succede è che l'energia femminile capisce che non vuole più ripetere certe circostanze, non le vuole più sperimentare ed è per questo che vuole fare praticamente una chiusura. L'energia femminile stessa vuole fare cose che sono diverse, che non hanno a che fare con il proprio passato, quindi c'è proprio voglia di andare verso un nuovo ciclo e questo si ritrova con l'energia maschile che rappresenta l'azione, l'energia femminile rappresenta soprattutto la sfera emotiva, il che significa che si vogliono fare delle cose che sono letteralmente diverse. Adesso vediamo con gli spiriti animali, quali sono gli spiriti animali per i DM questa settimana, quali sono gli spiriti animali per l'energia maschile questa settimana. Abbiamo la carta del topo che dice fa attenzione ai dettagli e focalizzati su una cosa alla volta. E poi abbiamo la carta della mucca che dice gestisce la situazione con amore. Quindi l'energia maschile questa settimana deve cercare di fare le cose con attenzione, deve focalizzarsi sui dettagli, non deve fare le cose in una maniera affrettata oppure in una maniera che è superficiale, le deve fare un po' per volta. La mucca suggerisce ai DM di essere comprensivi nei confronti di alcune persone e di gestire o anche animali, quindi non per forza siete trattati di persone, ma bisogna gestire quella situazione con amore e con comprensione. Vediamo invece per l'energia femminile quali sono gli spiriti animali per le DF. È interessante che abbiamo bianco e nero che si ripetono. Allora abbiamo il pinguino che dice tuffati nella profondità delle tue emozioni che potrebbero essere intense questa settimana e l'energia femminile ovviamente che è più emotiva rispetto all'energia maschile, potrebbe sentire di più queste emozioni e è opportuno validarle. E poi il panda dice prova gratitudine, quindi occorre provare gratitudine per i progressi che sono stati fatti, per quello che si è ottenuto, per tante cose insomma. Adesso vediamo che cosa accadrà all'energia maschile. Utilizzerò un metodo leggermente diverso, ossia metterò prima le quattro carte, se ne escono più di quattro le prendo comunque in considerazione e poi andrò a chiarire laddove mi serve. Quindi non vedo più quello che è sul fondo del mazzo perché ho capito che devo vedere il messaggio nel suo insieme, perché molte volte il messaggio è contenuto in quelle quattro carte combinate e non una ad una, per cui voglio utilizzare questo sistema. Allora, che cosa accadrà all'energia maschile questa settimana? Cosa accadrà all'energia maschile questa settimana? Fatemi per favore vedere cosa accadrà ai DM. Abbiamo la carta del 3 di bastoni. Cosa accadrà all'energia maschile? Fante di denari. Cosa accadrà all'energia maschile? Abbiamo la carta della stella con la carta del 7 di coppe. Poi abbiamo la carta della forza. Allora, voglio andare a chiarire subito il 3 di bastoni. Perché c'è il 3 di bastoni? Abbiamo il re di spade con il 3 di coppe. Vediamo perché c'è la stella. Perché c'è la stella? Tre di denari, cavaliere di coppe e re di denari.
Allora, emergono innanzitutto i segni d'aria, acquario, gemelli oppure bilancia, i segni di terra, capricorno, vergine oppure toro, che sono molto forti. Questo non vuol dire che la lettura risuona soltanto con le persone che hanno quei segni, sta ad indicare che l'energia maschile entra in questo tipo di energia, un'energia che è logica, che è obiettiva, ma anche l'energia di qualcuno che è pratico, che ha un approccio che è ponderato e modellato alle situazioni, anche un po' lento. C'è qualcosa in cui l'energia maschile è fantastica molto durante questa settimana, perché vedo molta attività di fantasia, di immaginazione. C'è qualcosa che i DM fortemente desiderano fare. Si può trattare anche di più cose in più ambiti, però vedo che c'è molta attività di riflessione che viene fatta su quelle cose. E vedo che i DM stanno aspettando affinché possano fare qualcosa in quel particolare ambito, affinché si possano muovere dei passi. Quindi, se si tratta per esempio di una persona che i DM desiderano, è una persona con la quale vogliono comunicare, incontrare, riconnettere, eccetera. E stanno aspettando di fare questa cosa. Se c'è una distanza, cosa che vedo possibile, i DM stanno aspettando il momento di rivedere questa persona. Se questo ha a che fare con il lavoro, ci sono delle idee che i DM hanno e vogliono metterle in pratica, stanno aspettando eventuali notizie, eventuali comunicazioni affinché possano iniziare qualcosa. Se i DM questa settimana si troveranno in situazioni dove occorre fare delle scelte, non vedo i DM buttarsi subito nel prendere una decisione, più che altro li vedo aspettare per capire quale scelta corrisponda a ciò che loro veramente desiderano. E li vedo utilizzare la logica in questo, li vedo valutare le cose da un aspetto che è pratico. Se c'è una distanza tra i DM ed una persona, e questa distanza è fisica in particolar modo, i DM potrebbero apparire un po' freddi talvolta, potrebbero apparire un po' duri, quindi un po' disconnessi dalle proprie emozioni. Quello che i DM desiderano è far sì che qualcosa funzioni, che sia nel lavoro, che sia nel rapporto con qualcuno. Vedo che c'è il desiderio di far funzionare le cose. Se ci sono persone che sono coinvolte, è opportuno che tutte le persone collaborino affinché degli obiettivi vengano realizzati. E se ci dovessero essere dei problemi, è opportuno scendere a compromessi e vedo che l'energia maschile è disponibile a fare questo. Adesso vediamo che cosa accadrà all'energia femminile questa settimana, cosa accadrà all'energia femminile. Abbiamo la carta della stella anche per lei. Cosa accadrà all'energia femminile questa settimana? Il 7 di spade. Cosa accadrà all'energia femminile questa settimana? La torre, incredibile. Abbiamo il carro con la torre. Fondo del mazzo, il 3 di spade. Allora, andiamo a chiarire la stella. Perché c'è la stella dell'energia femminile? Perché c'è la stella, per favore, dell'energia femminile? Fatemi vedere perché c'è la stella. Abbiamo il 7 di bastoni in posizione orizzontale con l'8 di coppe. Andiamo a chiarire il 7 di spade. Perché c'è il 7 di spade per l'energia femminile questa settimana? La ruota con il 3 di denari, perché c'è la torre? C'è il re di denari con il fante di coppe. Allora, interessante che ci sia il fiume in quell'immagine. Comunque, quello che vedo è che l'energia femminile questa settimana innanzitutto potrebbe avere un cambio di idee riguardo alcune circostanze. C'è una circostanza nella quale l'energia femminile non sa se respingere qualcuno o qualcosa oppure no, perché a volte queste resistenze emergono, a volte queste resistenze vengono meno. E quello che vedo è che a un certo punto di questa settimana questa situazione viene in qualche modo risanata, quindi si arriva ad avere un equilibrio o comunque una sensazione che è pacifica. Ciò non toglie però che l'energia femminile è ancora un po' combattuta. E quello che emerge è che
qualcosa poi cambia nel corso della settimana e penso che questo sia dovuto alle influenze della luna. Quindi lei improvvisamente vuole scappare, vuole voltare le spalle e lo vuole fare in una maniera che non è del tutto corretta. C'è voglia di andare oltre, c'è voglia di muoversi e questo potrebbe provocare una vera e propria destabilizzazione in un particolare contesto. Quindi si può trattare di un rapporto con una persona in amore, in amicizia, nel lavoro, non so, o in un altro tipo di circostanza. Quindi vedo che l'energia femminile prima si trova in un'energia che sembra essere più tranquilla, come se avesse risolto un po' quella situazione lì, nonostante sotto la superficie ci sia della resistenza che è presente, poi qualcosa cambia e si vuole distaccare. Le persone che questa settimana devono andare da qualche parte oppure fare degli spostamenti potrebbero avere degli imprevisti durante questa settimana a cui bisogna prestare attenzione. Le persone che avevano programmato di fare eventuali viaggi oppure spostamenti potrebbero cambiare idea. Ci sono energie femminili che sperano di uscire fuori da una situazione e di scappare quasi. Si tratta di una circostanza nella quale sentono di dover combattere, però molte volte non lo fanno. Quindi questa settimana potrebbero decidere di fare praticamente questa cosa. Questo grosso cambiamento potrebbe avere a che fare con una persona che ha un segno di terra, Capricorno, Vergine oppure Toro. Potrebbe avvenire con una persona con la quale si ha a che fare al lavoro, oppure con una persona con la quale si è in rapporto, o si tratta di qualcuno che è sposato o in relazione con qualcun altro. Questa è la maniera con la quale emerge. Io vedo che c'è l'elemento del perdono, esattamente come avevo visto praticamente nella visione. Quindi ci stava prima la situazione che era tranquilla, poi ci stava la torre e poi ci stava il perdono, il fiore in questo caso qui. Quindi vedo che qualcuno vuole in realtà cercare di andare verso acque più tranquille. Potrebbe essere l'energia femminile stessa che cambia idea e quindi vuole cercare di scusarsi di questa cosa, oppure questa è l'energia di qualcuno che vuole cercare di rimediare a quello che è successo, quindi di riportare praticamente una stabilità. Adesso vediamo che cos'è che l'energia maschile penserà questa settimana. A cosa penserà l'energia maschile questa settimana? Che cos'è che penserà? C'è il 9 di spade con la carta del mago, quindi vedo l'energia maschile stressata dal punto di vista mentale, perché c'è qualcosa che vuole far accadere, c'è qualcosa che vuole manifestare, vuole cambiare una particolare situazione, soltanto che ha dello stress, ha delle paure che sono presenti. Quindi vedo delle insicurezze che l'energia maschile ha. Magari vuole cercare di convincere una persona, però nota che ci sono delle difficoltà o comunque c'è uno stress al riguardo, oppure vuole far sì che una situazione migliori e questo non ha a che fare con i rapporti, ma c'è molto stress. Adesso vediamo che cos'è che l'energia maschile proverà questa settimana. Che cos'è che l'energia maschile proverà questa settimana? La luna con il 2 di bastoni. Quindi significa che l'energia maschile a livello emotivo proverà delle paure innanzitutto, c'è una situazione che è confusa e ci sono tante incertezze. Questo spinge DM a non sapere quale scelta fare, come muoversi, si sentono un po' legati e non sanno come affrontare una specifica situazione. Quindi i DM si trovano ad avere a che fare con delle scelte e queste sono legate a qualcosa che loro praticamente desiderano. Ecco perché aspettano e c'è una paura che è legata a quella circostanza. Qualcosa è poco chiaro. Adesso vediamo che cos'è che l'energia maschile vorrebbe comunicare questa settimana. Che cosa vorrebbe dire l'energia maschile questa settimana? Allora, sto pensando a cosa dirti e ti prego, aspettami. Quindi ci potrebbe essere una distanza fisica e qualcosa accade a distanza e i DM vogliono essere aspettati perché pensano che vedendo quella persona direttamente possano risolvere la questione. Altrimenti sta ad indicare che c'è un'attesa che è derivata da altro. I DM vogliono essere aspettati. Stanno pensando a cosa dire ad una persona, come dirlo,
questo non per forza ha a che fare con l'amore, si può riferire anche ad un altro contesto. Adesso vediamo cos'altro l'energia maschile vorrebbe comunicare questa settimana. Cos'altro vorrebbe dire l'energia maschile questa settimana? Cos'altro vorrebbe dire? Allora, ho paura di aprire il mio cuore, quindi ci sono delle difficoltà ad essere più aperti a livello emotivo. E sembro una persona sicura, ma ho tante insicurezze. Queste insicurezze sono presenti a livello mentale e a livello emotivo, ma non vengono mostrate praticamente al di fuori. Adesso vediamo cos'altro l'energia maschile vorrebbe comunicare questa settimana. Allora, se pensi che stia male per te, ti sbagli. Fondo del mazzo, si fa come dico io. Quindi a livello esterno l'energia maschile vuole far vedere che se ne frega in alcuni casi, cioè vuole far vedere che non sta male, vuole in qualche modo far sì che una situazione si sviluppi come lei desidera, però poi a livello interiore in realtà ci sono le paure, le insicurezze, c'è confusione. Questo si può anche riferire ad altre situazioni, quindi non per forza deve essere connesso con ciò che i DM desiderano e che hanno paura praticamente di perdere. Però quello che vedo è che l'energia maschile questa settimana vuole che le cose si sviluppino esattamente come lei stabilisce. Adesso vediamo quale sarà il risultato delle azioni per i DM questa settimana. Quale sarà? Dio mio, allora ho visto questa carta cadere prima così e poi ha fatto così: 10 di coppe al contrario con il 7 di denari. Quindi l'energia maschile ha aperto l'energia di mancanza di armonia. Questo potrebbe avere a che fare con un contesto, potrebbe avere a che fare con dei rapporti, con la stessa famiglia, eccetera. C'è bisogno di portare pazienza in quella circostanza e di mettere in atto delle azioni che possano produrre un cambiamento in quella situazione. Quindi c'è un altro set che è quello di bastoni con il re di bastoni, un orgoglio che è coinvolto. Abbiamo un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, orgoglio che è coinvolto in questa circostanza. Andiamo a chiarire anche questo e vediamo. Innanzitutto, perché c'è il 10 di coppa al contrario per l'energia maschile? Perché il 10 di coppa al contrario? Cosa succede? Perché il 10 di coppa al contrario? Abbiamo il cavaliere di coppe con la temperanza e il cavaliere di spade. Quindi i DM avvertono che in una situazione qualcosa è venuto meno. O perché c'è una persona che sembra essersi disconnessa a livello emotivo e questo ha portato una mancanza di armonia in un rapporto, e i DM sanno che devono aspettare il momento giusto per recuperare quella situazione, però bisogna portare pazienza. Appena il momento giusto si presenta, quello è il momento in cui loro intervengono e si fanno avanti. Quindi sanno che una persona si deve in qualche modo calmare e loro poi possono recuperare le cose. Altrimenti questo è qualcosa che riguarda loro stessi, cioè loro stessi potrebbero avvertire una disconnessione a livello emotivo da qualcuno oppure da qualcosa. È questione di tempo che praticamente si riprendono e poi vogliono da capo perseguire quella persona oppure perseguire quella particolare situazione. Quindi si tratta di un 10 di coppe che è al contrario, ma a livello momentaneo per i DM. Vediamo perché c'è 7 di denari. Perché 7 di denari? Abbiamo il 4 di coppe con il 6 di spade. Non è semplice per i DM, perché loro vorrebbero andare subito verso la risoluzione del conflitto, verso una maggiore tranquillità. Soltanto che sanno che devono aspettare, quindi loro non possono agire e sentono che ci sono occasioni che sono perse, ma è semplicemente una questione di attesa, cioè devono aspettare che la situazione possa arrivare verso un maggiore equilibrio affinché ci possa essere del movimento, quindi affinché si possa andare verso la risoluzione del conflitto oppure si possa andare verso una maggiore tranquillità. Ci sono dei DM che sono a distanza fisica. Questi DM vorrebbero
muoversi verso la persona e vederla direttamente affinché si possa chiarire la questione, però per qualche motivo non possono farlo, cioè hanno degli impegni che impediscono loro di potersi muovere verso quella persona, per cui per loro è come se un'occasione fosse persa, cioè sono scontenti di questa cosa, ma sanno che devono aspettare. Adesso vediamo perché c'è 7 di bastoni. Perché c'è 7 di bastoni per l'energia maschile? Abbiamo l'8 di bastoni, con i 10 di bastoni, 4 di bastoni, la regina di spade, segno d'aria, acquario, gemelli, bilancia. Queste tre erano un po' in posizione orizzontale. C'è un rapporto con una persona dove si avverte un senso di pesantezza, di stress. Questa è una persona che è fredda, potrebbe essere arrabbiata spesse volte, non necessariamente deve essere un segno d'aria, però quello che vedo è che la comunicazione è un po' pesante con questa persona, bisogna essere sull'attenti, bisogna difendersi in alcuni casi, le cose non sono del tutto stabili, qualcuno vuole fare un taglio, probabilmente, penso che sia appunto l'energia femminile ed è per questo che l'energia maschile sembra avere una certa resistenza. Adesso vediamo che cos'è che l'energia femminile penserà questa settimana. Cosa penserà l'energia femminile questa settimana? C'è il Papa con la carta dell'imperatrice. L'energia femminile pensa in una maniera che corrisponde a ciò che gli altri farebbero in una particolare situazione. Pensa a cosa sia giusto da un punto di vista morale, da un punto di vista generale. Quindi quando si tratta di rapportarsi ad una persona o a una situazione, lei si chiede che cos'è che è moralmente giusto, che cos'è che gli altri farebbero, che cos'è accettabile da un punto di vista generale e non tanto da un punto di vista individuale. Quindi sembra che lei faccia appello a certi valori, principi, regole, a quello che gli altri praticamente farebbero in alcune situazioni. E c'è questa energia di rinascita che emerge, quindi lei magari vuole andare verso un nuovo inizio oppure vuole dare nascita a qualcosa e si fa certe domande. Ci sono energie femminili che pensano a qualcosa che attiene al matrimonio, altre energie femminili vogliono dare nascita a qualcosa che sia più serio, che sia più impegnativo e stabile. Inoltre questa settimana si potrebbe pensare a questioni che sono religiose, che hanno a che fare con la fede. C'è anche la presenza di una gravidanza che potrebbe essere coinvolta e alla quale l'energia femminile penserà spesso. Adesso vediamo che cos'è che l'energia femminile proverà questa settimana. Cosa proverà l'energia femminile questa settimana? Tante cose. Allora, interessante perché alcune carte si ripetono, che abbiamo visto per i DM. Abbiamo la regina di spade con il 4 di bastoni, poi abbiamo la carta del 5 di denari e la carta dell'asso di bastoni. Abbiamo la presenza di un segno d'aria, acquario, gemelli oppure bilancia. Il fatto che il segno d'aria sia presente nello spazio emotivo significa che l'energia femminile sembra essere più disconnessa dalle sue emozioni durante questa settimana, specialmente nei riguardi del rapporto con qualcuno. Quindi ci sono energie femminili che vogliono fare un taglio, abbandonare praticamente una situazione e andare completamente verso un nuovo inizio, qualcosa che le appassiona. Non per forza deve essere un rapporto, potrebbe essere anche qualcosa che è legato ad una casa, potrebbe essere qualcosa che è legato al suo senso di stabilità, c'è bisogno di fare dei tagli, di fare delle trasformazioni e di andare verso qualcosa che entusiasma. Quindi se c'è qualcosa che è freddo, che è arido, l'energia femminile vuole andare verso qualcosa che invece è più eccitante, è più appassionante. Però ci potrebbero essere un po' di difficoltà in alcuni casi se questo ha a che fare con un rapporto, perché c'è un legame forte che lei sente che è difficile lasciare andare. Allo stesso modo se questo ha a che fare con una casa oppure con un'altra circostanza, ci sono delle resistenze di qualche tipo. Per non parlare poi del fatto che potrebbe essere una persona stessa a non voler lasciare andare l'energia femminile. Abbiamo la presenza di un segno d'acqua, cancro, pesce oppure scorpione, c'è un'energia molto sessuale che emerge, quindi si può trattare di un'energia maschile che è molto legata praticamente all'energia femminile, a prescindere dal suo segno. Questa è una persona che non vuole lasciare andare lei.
Adesso vediamo che cos'è che l'energia femminile vorrebbe comunicare questa settimana. Cosa vorrebbe dire l'energia femminile questa settimana? Allora, avrei dovuto lasciarti prima, quindi significa che l'energia femminile questa settimana penserà che sarebbe stato meglio chiudere prima una situazione che abbia a che fare con una persona o abbia a che fare con un'altra circostanza. Poi non posso più sentire certe canzoni, c'è una difficoltà ad ascoltare determinati brani musicali perché le ricordano qualcuno oppure qualcosa e poi molti segni mi riportano a te. Ci dovrebbero essere molti segni e sincronicità durante questa settimana che si riceveranno intorno ad una persona oppure ad una situazione. Adesso vediamo cos'altro, ok? Lo sai che ho interesse per te e mi dai un'altra chance. Quindi l'energia femminile, se si riferisce alla stessa persona o situazione per la quale ha pensato che sarebbe stato meglio lasciare prima e chiudere prima le cose, potrebbe avere un cambio di idee, quindi la vedo in un'energia di contraddizione durante questa settimana perché vorrebbe avere un'altra chance, altrimenti questo si riferisce ad un altro contesto in cui per esempio l'energia femminile vuole avere un'altra possibilità, ma non ha a che fare con la persona o la situazione che invece intende lasciare alle spalle. E c'è un interesse che lei ha per qualcuno oppure per qualcosa. Adesso vediamo cos'altro l'energia femminile vorrebbe comunicare. Fantastico su di te sessualmente e sto superando una fase difficile. Quindi a mio avviso si tratta di instabilità che sono soprattutto interne per l'energia femminile. Potrebbe passare un periodo che non è del tutto semplice, ma lo sta superando. Inoltre ci sono delle fantasie sessuali questa settimana che l'energia femminile potrebbe avere. Adesso vediamo quale sarà il risultato delle azioni per l'energia femminile. Immaginavo. Abbiamo i 5 di spade con il re di denari, segno di terra, capricorno, vergine oppure d'oro. Questo si ritrova con la lettura della luna piena che ho fatto. L'energia femminile potrebbe non avere le idee chiare questa settimana perché potrebbe essere sotto le influenze della luna, il che significa che le sue emozioni potrebbero essere un po' instabili e la portano a fare cose che non corrispondono a ciò che lei veramente vorrebbe fare. Inoltre, queste emozioni intense la portano ad essere in un atteggiamento che potrebbe essere dispettoso nei confronti di alcune persone, specialmente nei confronti di una persona che ha un segno di terra, Capricorno, Vergine, Toro. Oppure questa è una persona con la quale si ha a che fare al lavoro o è una persona con la quale si è in relazione. Potrebbe essere anche una persona che è in relazione o sposata con qualcun altro. Quindi quello che vedo è che l'energia femminile ha questo tipo di atteggiamento. Nel contesto lavorativo l'energia femminile potrebbe essere un po' arrogante durante questa settimana o comunque comportarsi in una maniera che non è del tutto corretta. Qui c'è una persona che è a distanza. Andiamo a chiarire anche questo, cioè, ok, 3 di bastoni con il cavaliere di coppe, quindi l'energia femminile si aspetta le scuse di una persona, quindi significa che lei potrebbe mettere in atto certi comportamenti perché poi vuole avere una specifica reazione, si aspetta che questa persona si faccia avanti, chieda scusa, cose del genere. Allora, andiamo a chiarire 5 di spade, perché c'è 5 di spade, la morte, sì, ok. Con il mondo, quindi lei vuole fare una chiusura per dispetto, oppure perché vuole vincere, vuole prevaricare. Avverto che questa settimana l'orgoglio potrebbe essere ferito, quindi si tende a non volere più avere a che fare con certe persone o situazioni e lo si fa per dispetto. Vediamo perché c'è il re di sì, stavo dicendo il re di bastoni non a caso, quindi potrebbe essere un segno di fuoco anche o comunque una persona molto passionale. Perché c'è il re di denari? Perché c'è il re di denari? Il folle con il 10 di denari. Abbiamo lo stesso re, tra l'altro, che è raffigurato qui. Quindi potrebbe essere che l'energia femminile voglia mollare una persona, una situazione, per andare verso una maggiore stabilità. Ci sono energie femminili che vogliono fare grossi cambiamenti per quanto riguarda il proprio lavoro oppure la propria casa.
C'è un gesto forte che potrebbe essere fatto questa settimana e che include un rischio perché non si sa come poi quella situazione si svilupperà. Quindi c'è un po' di incognita che è legata a quello. Vediamo perché c'è il 3 di bastoni. Perché c'è il 3 di bastoni. Abbiamo la regina di coppe con il 9 di denari, segno d'acqua, cancro, pesce oppure scorpione. Quindi l'energia femminile è emotiva, sensibile, potrebbe decidere di stare da sola durante questa settimana o di fare delle cose da sola in maniera autonoma, indipendente e di porre quasi una distanza tra sé e qualcuno. Però a mio avviso lei si aspetta che una persona faccia qualcosa verso di lei, cioè lei vuole ricevere praticamente questa coppa. Inoltre vuole che ci sia una certa reciprocità. Quindi vuole che un sentimento sia ricambiato oppure che uno sforzo sia ricambiato, perché questo poi dipende insomma dal contesto in cui si verifica. Quindi a mio avviso ci sono delle azioni che vengono fatte per ottenere specifici risultati. Allora, per fare un attimo una sintesi, io vedo che questa settimana l'energia maschile proverà della passione e ci sarà anche del divertimento, oltre a tutto il resto che poi è emerso. L'energia maschile deve fare attenzione ai dettagli, fare le cose un po' per volta e non farle in maniera che è superficiale. C'è qualcosa che i DM stanno aspettando di fare e intanto fantasticano su quello. Ci sono dei DM che vogliono cercare di aggiustare la situazione praticamente con una persona perché questa settimana ci saranno delle instabilità, soltanto che per qualche motivo sentono di dover aspettare, o perché c'è una distanza fisica, o perché bisogna aspettare che quella persona praticamente si calmi. Intanto c'è dello stress, ci sono delle paure che emergono e un senso di mancanza di armonia. Si sta pensando che cosa dire a quella persona, ma ci sono delle difficoltà ad essere aperti per quanto riguarda le emozioni. E intanto si vuole far vedere di stare bene e di fregarsene. Per quanto riguarda l'energia femminile, ci saranno delle cose che riemergeranno praticamente dal passato. Ci sono anche energie femminili che potrebbero riemergere dal passato durante questa settimana, però in realtà si vuole fare una chiusura. Quindi non si vuole avere a che fare con certe persone che per esempio si riaffacciano, oppure non si vuole avere a che fare con certe memorie, fastidi, oppure situazioni che si sono già sperimentate. E ci sono delle emozioni che sono profonde, sono intense e che occorre sperimentare. L'energia femminile sembra essere tranquilla, però poi accade qualcosa che la porta a cambiare idea e vuole fare qualcosa di scioccante, vuole in qualche modo cambiare in maniera radicale una situazione e allontanarsi. Ci sono energie femminili che vogliono fare dei viaggi e decidono all'improvviso di farli. E, però la maniera in cui questo emerge è un po' disonesta, cioè è come se qualcosa venisse fatto di nascosto o venisse fatto per scappare letteralmente da una situazione. Ci sono energie femminili che sperano di andarsene da una persona, stanno cercando di capire praticamente come fare quella cosa. Eventi inaspettati si potrebbero inoltre verificare durante questa settimana. L'energia femminile sta cercando di capire come agire in una maniera che è corretta in una situazione, che cosa è giusto dal punto di vista morale, dal punto di vista generale. Nello spazio emotivo potrebbe essere un po' dura e fredda, volere fare dei tagli per cambiare alcune situazioni. Inoltre, non può più sentire certe canzoni perché potrebbe ricordarsi di cose o persone a cui non vuole pensare. Ha un interesse questa settimana verso qualcuno o qualcosa e ci sono delle fantasie sessuali. Quello che emerge è che si potrebbe comportare in una maniera un po' sleale nei confronti di alcune persone, c'è dell'arroganza che è coinvolta, c'è anche un atteggiamento che è dispettoso che verrà praticamente messo in atto. Inoltre ci sono dei conflitti a livello mentale, ci sono delle cose che vengono fatte senza che veramente le si voglia, semplicemente perché si è sotto l'influenza della luna piena. Quindi si potrebbero mettere in atto delle azioni che non corrispondono a quello che veramente si vuole. Poiché entrambe le energie sono presenti a livello individuale e l'energia femminile rappresenta la sfera emotiva, questa settimana emergeranno delle questioni del passato o emergeranno delle persone anche del passato con le quali in realtà non si vuole avere a che fare, ci sono delle emozioni che sono profonde,
A livello emotivo si sente il bisogno di distaccarsi da una particolare situazione, si cerca di capire cosa sia giusto fare, soltanto che a livello emotivo ci sono dei conflitti, ci sono delle cose che fanno credere un fatto per un altro. Inoltre si potrebbe avvertire la sensazione di volere prevaricare, di voler essere arrogante, di volere vincere in alcune situazioni e di essere dispettosi nei confronti di alcune persone. Per quanto riguarda l'azione che è rappresentata dall'energia maschile, durante questa settimana si cercherà di divertirsi, di fare delle cose che appassionano. Bisogna cercare di fare attenzione ai dettagli quando si agisce, quindi di fare le cose non in maniera che è superficiale, ma in una maniera che è attenta. Dal punto di vista dell'azione si aspetta qualcosa, c'è qualcosa che si fantastica, qualcosa che si vuole fare, però per qualche motivo bisogna aspettare. Ci sono delle paure che potrebbero portare a dei freni a livello di azione o ci sono delle situazioni che sono confuse, quindi si potrebbe avere paura di agire. Nel complesso si avverte una mancanza di armonia in un particolare contesto, quasi un senso di separazione tra sé e qualcuno. Quindi durante questa settimana ci sono delle energie che sono un po' instabili. In alcuni casi questa situazione potrebbe essere risolta, o perlomeno questo è quello che l'energia maschile praticamente si aspetta. Però per il momento queste sono le energie prevalenti che emergono durante questa settimana. Vi ringrazio per aver visto questo video, poi ci vediamo molto presto in un prossimo. Ciao a tutti!